de noi. Cristo nasce povero, vuole sua madre povera, chiunque di noi vorrebbe la madre agiata, invece volle sua madre povera, la regina degli angeli e dei santi, la creatura più perfetta, l'oggetto dell'amore trinitario, Maria, è la più povera di tutte le creature, povera delle cose, e per questo è libera, immagine perfetta del figlio uomo, perché l'uomo è ens liberum, l'essere libero. La creatura perfettamente libera, quella che realizza l'ideale umano, è Maria. Ecco perché, secondo il piano e il disegno di Dio, che è diverso dal piano e il disegno nostro, Maria è povera, Cristo sceglie una madre povera. Volle San Giuseppe povero artigiano e gli stesso lavorò nella casa di Nazareth come numero artigiano, guadagnandosi il pane col sudore della sua fonte. Le mani di Gesù incaldirono nell'accetta. Incaldirono nel lavoro. Egli mangiava il pane con il sudore della sua fronte, come qualsiasi umile della terra, come qualsiasi povero. E quando incominciò la vita apostolica, le sue scelte caddero sui poveri, non andò che a scegliere umili pescatori, e rivolle i poveri, esigenza basilare per la sequela, la povertà.
volle gli apostoli poveri. Essi dovettero lasciare tutto quando chiamò, ecco il Vangelo di ieri sera, chiamò Pietro e Andrea e disse loro seguitemi, essi lasciarono tutto e lo seguirono, lasciarono tutto. E poi più là, camminando, vide Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, un buon armatore con barche e cardoni. Seguitemi, dice Gesù. Ed essi lasciarono il padre Zebedeo e tutti i garzoni e le barche e lo seguirono. Pietro dirà a Gesù, Signore, noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa avremo? E Gesù dice, voi che avete lasciato tutto, avrete il centuplo in questa vita e poi il regno dei cieli nell'altra vita. Comunque Gesù vuole gli apostoli che lo attorniano poveri. È inconcepibile uno che non sia povero accanto a Cristo. Cristo rifiuta i ricchi, sceglie i poveri, lui è il povero e si attorna di poveri. E muore poverissimo. Dopo aver insegnato la povertà nel Vangelo, egli dà l'esempio di una morte poverissima. Muore nudo sulla croce, sospeso tra cielo e terra, non ha nulla. Offre la sua vita il riscatto di tutti gli uomini al Padre, senza nessun conforto, muore povero anche del conforto di Dio. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Padre, perché mi hai abbandonato? Nell'abbandono completo, nudo, tra cielo e terra, ecco come muore Gesù, poverissimo. Nasce povero, vive più povero, muore poverissimo. Egli poteva dire, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo e sulla croce non è neanche il vestito di sua madre, la veste inconsupile, non ha niente. Ecco il figlio di Dio, il modello degli uomini, il nostro modello. La povertà lui l'ha predicata e l'ha praticata. Chi vuole seguire il Maestro deve essere come lui. Ecco allora il terzo punto. Gesù ci vuole poveri. È inconcepibile, sapete, è inconcepibile la sequela di Cristo se non nella povertà. Questo lo compresero i primi cristiani. I primi cristiani lasciavano tutto. Ricordate, vendevano tutto. Lo davano agli apostoli perché servisse a tutti. Non trattenevano nulla.
e quei due, Saffiro e Anania, che avevano riservato qualche cosa per i loro bisogni, furono fulminate dalla parola di Pietro. Poveri, i primi cristiani, tutti in comune, niente per ciascuno di loro. Questo era l'ideale evangelico che vivevano. Fa meraviglia che i cristiani, quando dovevano presentarsi al tribunale di Cristo, o quando dovevano così essere assunti a un grande servizio, sentivano il bisogno di rendersi poveri se avevano ricchezza. La nostra martire Lucia, quando sente da Agata che fra breve anche lei sarebbe stata martirizzata, la prima cosa che fa è vendere i suoi beni ai poveri, perché non poteva presentarsi allo sposo divino ricca. Vende tutto l'avere ai poveri, perché doveva presentarsi povera a Cristo povero. Era nella coscienza dei cristiani. Quando Paolino da Nola fu ordinato vescovo, prima di ordinarsi, lui era senatore, possedeva mezza Italia, ricchissimo, straricco. E allora non poteva essere ordinato vescovo. Lui diceva se possedeva qualche cosa. E allora vendette in pochi giorni tutto il suo ricchissimo patrimonio, lo distribuì ai poveri. Collocò la sua moglie Tarasia in un monastero e soltanto quando fu povero in canna si lasciò consacrare vescovo, perché un vescovo non può essere consacrato, cioè assunto al servizio di Gesù povero, se non nella povertà assoluta. Era la coscienza dei primi cristiani. San Francesco, quando chiamò i suoi frati, dice: se qualcuno per divina ispirazione viene a noi, venda tutto quello che ha, lo dia ai poveri e poi venga. Era quello che Gesù, del resto, aveva detto al giovane ricco. Era un giovane pulito, si era presentato a lui, osservava tutta la legge del Signore. Gesù non disse nulla sulla sua vita, anzi Gesù si compiacque di lui perché era un uomo buono, un uomo che aveva osservato i comandamenti del Signore. Io tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E Gesù gradì questa dichiarazione e non ebbe nulla da ridire, ma poi gli disse: una cosa sola ti manca per venirmi dietro, vendi tutto quello che hai, dalle ai poveri e poi seguimi. E quel giovane non la sentì di fare così,
come Cristo aveva indicato. Non può essere ricco in nessuna maniera, ma deve essere povero, perché Cristo esige la conformità a Lui nella povertà. Cristo povero, il discepolo povero. Quanto più da vicino noi siamo a Cristo, quanto più impegnativa è la nostra sequela, tanto più conseguenziale è la nostra povertà. Questa povertà per noi non è campata in aria, non è una bella virtù predicata, agitata, enfatizzata, è facile. Quante persone sono innamorate di San Francesco perché è povero, ma quanti pochi seguono Francesco povero? Quante persone ammirano Cristo per la sua povertà, ma quanti pochi seguono Cristo nella povertà? C'è una povertà affettiva e c'è una povertà effettiva. Ma entrambe queste due forme di povertà sono collegate. È chiaro che la povertà più importante non è quella materiale, ma è la povertà del cuore. L'attaccamento alle cose, l'attaccamento radicale alle cose terrene, agli affetti terreni, al proprio io. Ecco perché la povertà è virtù base, che ingloba la purezza e ingloba l'obbedienza. Cioè il presupposto della purezza che pratica dalla povertà, l'obbedienza che pratica dalla povertà. Per questo vi dicevo che virtù evangelica base entra nel connettivo della vita evangelica, della vita cristiana. La povertà affettiva, cioè il non attaccamento alle cose. Perché noi possiamo anche essere poveri, ma attaccati a qualche cosa, attaccati a qualcuno, attaccati al nostro io. E allora noi non siamo poveri. La povertà affettiva e radicale comporta povertà di ogni cosa, povertà degli affetti, povertà nel proprio io, cioè noi non dobbiamo essere schiavi delle cose, perché l'attacco schiavizza. Quanto più noi possediamo e con quanto più ardore possediamo, tanto più siamo schiavi. Per cui chi è attaccato alle cose, pochi o grandi che siano, pochi o molte che siano, piccolo o grandi, vistose oppure da niente, se noi siamo attaccati a questi bricioli di beni, noi non siamo poveri.
potremmo anche a rigore essere poveri pur avendo molte cose per necessità, ma vivendo distaccate o distaccati da queste cose che sono accanto a noi o in cui noi ci troviamo per la condizione in cui ci troviamo e da cui noi materialmente non possiamo evadere. E allora c'è l'evasione morale. Ricordate ai tempi di Gregorio Magno, quel monaco che aveva lasciato tutto ed era andato nell'eremo e aveva portato con sé un gattino, l'unico compagno, ma era attaccato a quel gattino. Lo pensava sempre, era oggetto di distrazione nella preghiera. E un giorno domandò al Signore: Signore, in quale grado di santità io mi trovo? E il Signore rispose: tu ancora non sei arrivato al grado di santità di Gregorio Papa. Come? Gregorio Papa, che possiede mezza Italia, che è in mezzo alle ricchezze. E rispose il Signore: Papa Gregorio, pure in mezzo alle ricchezze, è distaccato da tutto ed usa delle ricchezze il minimo indispensabile, quanto è necessario per vivere. Tu invece sei attaccato a quel gattino, sei più ricco tu che Papa Gregorio. Quello che conta davanti a Dio è appunto l'attaccamento alle cose. Un attaccamento che rende schiavi, l'attaccamento alle persone, anche questa è forma di povertà, cioè la dipendenza negli affetti, la dipendenza dagli altri, per cui siamo schiavi, dipendenti, non liberi, e mancanza di povertà affettiva, su cui noi ritorneremo parlando della purezza del cuore. La povertà somma è la povertà di noi stessi, quando non siamo attaccati al nostro giudizio e alla nostra volontà. Quando ci distacchiamo da noi per aderire al giudizio di Dio e alla volontà di Dio, ne parleremo a proposito dell'obbedienza. L'uomo di Dio è l'uomo distaccato da tutto. Quanto noi dovremmo rivedere nella nostra vita, quando i nostri fratelli in Somalia o altrove muoiono di fame e noi abbiamo il primo e il secondo e noi abbiamo le belle macchine
E noi abbiamo tutto e ci lamentiamo, per di più, che non ci bastano le cose, che abbiamo troppe tasse. Oh, giudizio di Dio, quando ci presenteremo al giudizio di Dio, come le cose cambieranno. Sorgeranno vene della Biafra, dell'Africa, dell'Angola, quei bambini denutriti, e ci condanneranno. Ci condanneranno perché predichiamo la povertà, ma non la pratichiamo, non l'amiamo. Ultimo punto. Ecco, praticare la povertà, la pratica della povertà. La povertà va praticata giorno per giorno come virtù base del cristiano. Non è un lusso, non è un voto che fanno i religiosi, non è roba da preti o da frato o da suore, è del cristiano essere povero. Ma soprattutto questo vale per coloro che annunziano Cristo, che predicano Cristo, per coloro che evangelizzano, per noi che lodiamo Cristo, testimoniamo Cristo, evangelizziamo Cristo. Può darsi che noi ci gloriamo di essere evangelizzatore di Cristo, testimone di Cristo, ma se non siamo poveri, Cristo non gradisce la nostra testimonianza, perché è fasulla, la nostra evangelizzazione, perché non è fatta nei dovuti modi. Ricordate Gesù nel Vangelo. Egli manda gli apostoli a predicare, poi manda i discepoli a predicare. E cosa dice? Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non prendete denaro nelle vostre tasche e neanche pane nella vostra bisaccia. Non prendete due tuniche, basta una tunica. Non prendete sandali, anzi dice in un Vangelo, in un altro prendete i sandali. È un bastone del viaggio, e basta. Senza niente. Mangiate e bevete quelle che trovate lungo la strada. Quando entrate in una casa, mangiate quelle che vi danno, ma non esigete di più. Ossia, l'apostolo, l'evangelizzatore, il seguace di Cristo, per evangelizzare Cristo, deve essere povero, povero in canna. Cristo non manda suoi testimoni ed evangelizzatori, suoi annunziatori, gente ricca, gente che ha due tuniche, gente che ha denari in tasca, gente che possiede. L'evangelizzazione di questi non è gradita al Signore e non produce effetti. Dunque la povertà deve essere praticata da ogni cristiano, ma soprattutto deve essere praticata dai cristiani impegnati, dai cristiani chiamati a rendere testimonianza a Cristo,
dei cristiani chiamati ad evangelizzare il Cristo, ad annunziare il Cristo in mezzo ai propri fratelli. E qui ho concluso, fratelli e sorelle. Amiamo la povertà, pratichiamo la povertà, contentiamoci del minimo necessario. Facciamo come Gesù ci ha insegnato, chi ha due tuniche ne ceda una. Nell'armadio quante veste c'hai tu? Una per l'inverno e una per l'estate. Ma quando mai? Due per l'inverno e due per l'estate. Tre per l'inverno e tre per l'estate. Tre o quattro per mezza stagione. Quattro o cinque per l'autunno. Quattro o cinque per la primavera. Tutto un armadio pieno. Altro che la tunica. E quanti scarpi abbiamo? E in tasca cosa abbiamo? Come siamo lontani dalla povertà. Il nostro alto tenore di vita comporta povertà di spirito, comporta povertà di vita evangelica. Quantomeno distacchiamo il cuore, perché non possiamo uscire da questo mondo e dalle nostre condizioni. E scegliamo la povertà. C'è una povertà di condizione e c'è una povertà di scelta. Amiamo scegliere la povertà nella misura in cui ci è consentita. E soprattutto amiamo la povertà ed amiamo i poveri. Conversiamo con i poveri di preferenza. Non andiamo nelle case dei ricchi. Se qualcuno ti invita a pranzo, bene vacci. Ma se tu devi invitare a pranzo, non invitare i ricchi, ma invita i poveri, quelli che non ti possono dare il contraccambio. Ecco, amare i poveri, prediligere i poveri e farsi come Dio che predilige i poveri, ami i poveri. Stare con i poveri, stare con gli ammalati, poveri di salute, cercare gli umili, la povera gente che viene a chiedere non tanto un tozzo di pane, quanto una parola buona, quanto una carezza, quanto un conforto, quanto un raggio di luce. Noi che abbiamo un raggio di luce, diamolo. Noi che abbiamo una parola buona, diamo al nostro fratello la parola buona. Noi che abbiamo due braccia, abbracciamo il fratello. Noi che abbiamo una bocca, diamo il bacio al fratello povero. Noi che possiamo aiutare un malato, aiutiamo il malato. Noi che possiamo pregare per i poveri, preghiamo per i poveri. Questa è povertà. Prediligiamo i poveri, così Cristo predilige noi e così saremo veri seguaci di Cristo Signore. Saremo i veri rinnovati nello Spirito. Amen.